Salve a tutti, siamo qui con un nuovo video di GTA 5 ed in questo video vi farò vedere come spacciare droga su GTA 5 con una mod. Allora, questa è... Guardate come fanno bom 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 le tette di Tracy. Comunque, vedete nella mappa ci sono delle pillole qua, sparse per la mappa e questi sono gli spacciatori. Vi contatteranno tramite telefono per dirvi che ci sono state delle... Insomma, modifiche o cose così, o nuovi pacchetti, nuove droghe o cose così. Quindi in pratica loro vi informeranno quando saranno disponibili nuovi pezzi. Comunque, adesso andiamo a vedere cosa ci propone lo spacciatore questa volta. In pratica basterà avvicinarsi a lui, che sarà riconoscibile appunto tramite la pillola, oppure comunque si vedrà. Ed è sempre in posti più o meno nascosti, come qua dietro la scritta di Vinewood. E vediamo che cosa ci propone questa volta. Allora, eccoci qua, ci avviciniamo a lui. Ciao, sono una signorina in cerca di... non lo so. Allora, ciao amico. Ecco, vedete, basta avvicinarsi e subito verrà fuori il menu con le droghe disponibili. Io ora ho comprato alcune, vedete gli acidi e la cocaina che stanno andando su e l'eroina che è rimasta sempre lì. Quindi, quello che posso fare adesso è comprare da lui, che però, diciamo, visto che va in base al mercato, quindi visto che il prezzo ora è più alto di quello che è in realtà il mercato, ci perderei e basta, e quindi quello te lo dice. Mentre invece l'erba rimane sempre la stessa, che lui la vende allo stesso prezzo del mercato. Vendendo invece, io avendolo comprato qualche ora fa, vedete, cocaina sta andando su perché il prezzo del mercato è di 850, mentre io l'ho comprato a 850, che è lo stesso prezzo del mercato, mentre adesso posso rivenderlo a 1000. E quindi, visto che vedete 1, 2, 3 ne ho comprati un po', adesso non mi ricordo quanti ne ho comprati, 12, e con 12 ho un profitto di 1788 dollari, quindi premo 5 e li vendo tutti e ci guadagno soldi. Poi qua c'è gli acidi, andiamo su anche qua, ne ho comprati 5, il profitto è di 180 perché è andato su di 36 rispetto al prezzo di mercato, ne facciamo vendi ed è così. Mentre l'eroina è rimasta sempre la stessa, quindi non la vendo adesso. Per quanto riguarda invece, vediamo. Bene, adesso non c'è niente da fare perché tanto rimane sempre uguale. Anzi, comprerei l'erba che tanto è lo stesso prezzo di mercato, quindi non ho profitto nel comprarlo, ma magari avrò profitto nel venderlo. Quindi ne compro 5. Ah, mi dice che non ho abbastanza soldi, vabbè, perché non lo so perché. Comunque. Allora lasciamo così, vediamo se poi l'eroina va su o giù. Ci allontaniamo dal tipo e scompare il menu. Adesso se io vado da un'altra parte, lasciamo passare un po' di tempo, facciamo con... facciamo che mi spawno, vediamo un po'. Andiamo un po' da un'altra parte, tipo a qui, a Grove Street. Facciamo teletrasporta qua. Ok, e poi cambiamo anche il tempo, lo mandiamo avanti di... vediamo un po'... facciamo qualche oretta. Ok, facciamo le 20. Ok, le 9 di sera più o meno, le 21. Ok, allora... vedete qua c'è pieno di persone. Comunque lo spacciatore si trova lì della casa dove c'è anche la missione in cui dobbiamo spacciare. Sono l'unica ragazza del ghetto. Ciao. Io avrei una paura assurda, ma vabbè. Ehi amico, togliti che c'è proprio lui dietro di te. Brava. Allora, vediamo qua. Lui mi vende le pillole, l'eroina, ma io posso vendere... Ah, ok, non è andato su né giù di niente. Va bene, quindi boh. Quindi vediamo se adesso mi dice che ho i soldi, perché se mi dice che non ho i soldi... No, mi dice che non ho i soldi perché ce li ho in banca, ma non ce li ho appresso e non so come si fa a metterli su GTA 5 normalmente. Comunque, vediamo un po'. Se io ne vendo due, mi dai i soldi per comprarli? Mi sa di no.
No, non so perché, vabbè. Ok, quindi. Scusa, amico, ecco. Allora, spero che il video vi sia piaciuto. Questa è una mod carina con cui si può passare del tempo e si può fare un profitto non da poco, visto che si riesce a fare profitti anche da 15.000 dollari e cose così. Quindi, trovate la mod in descrizione se vi è piaciuta. Lasciate un like se il video vi è piaciuto, iscrivetevi per nuovi video e commentate se avete qualcosa da chiedere. Arrivederci, ci vediamo tutti con un prossimo video.